Funziona sta affare, sì. La telecamera funziona. È l'Europa che non funziona. Sta groviglia, ammazza, ci hanno fatto un culo come un paiolo, hai visto? La manovra non va bene, eh? Qui si rischia una bella procedura di infrazione. Senti anche a parole com'è minacciosa? La procedura di infrazione per debito eccessivo. Io, ragazzi, Europa non funziona, voglio ragionare con le cose, con i discorsi. All'Europa già la vecchia comunità europea poteva avere un senso se ci fossimo scambiati insegnanti di lingue. Forse avrebbe potuto avere un senso. Ma questa Unione Europea Monetaria, così come è stata concepita, boh, non funziona un cazzo. Ha voglia che dicono, sugli altri paesi, che poi guarda caso. Questo rompimento di scatole di paesi che non sono allineati col debito, sono quelli solo del sud Europa, guarda caso. E rompono il cazzo alla Spagna, hanno rotto il cazzo alla Grecia, e come? All'Italia. Quegli altri, mi sembra che è vero, la Gran Bretagna dice la Brexit, era l'unico paese che non faceva parte dell'Unione Europea e che è uscito dall'Inghilterra. Ma io... Cose pazze, ma e voi, cioè voi, e le persone ci stanno dietro, come se fosse una cosa vera. Ma vi rendete conto che sono tutte cazzate? Ma stiamo scherzando. Hanno creato questo già un governo europeo che dovrebbe governare i governi che a loro volta governano i rispettivi paesi. Ma che è? Ragazzi, ma chi si è perso il senno? E poi non va bene la procedura di infrazione, il debito, non debito, ma il debito, ma abbiate pazienza. Io non so se avete approfondito, visto che io di economia ci capisco poco o niente, anzi voglio dire niente, non ci capisco niente dell'economia. Ma chi ha studiato un po' di economia, si è andato a vedere i grafici del debito europeo, com'è messo? Il debito europeo, ora io ve lo faccio proprio in soldonissimi, in soldoni, in soldini, forse meglio dire soldini. So tipo 1.000 miliardi, un esempio, 200 miliardi glieli deve la Francia all'Italia, della quale 150 gliene deve l'Italia stessa alla Francia, che però li deve anche il Portogallo, che li deve la Grecia. Questo è il debito europeo, è un marasma, ostia. Sono tutte cose inventate, come la borsa valori, i titoli vanno su, giù, eh. Per chi ci scommette è chiaro che guadagnano e perdono, ma per le persone comuni, per la maggior parte di noi, esseri umani, miliardi che popoliamo questo pianeta, che contiamo poco, la borsa, che cazzo ce ne frega a noi della borsa? Se un giorno ci dovesse essere la super crisi mondiale, allora borsa, non borsa, siamo tutti con le pezze al culo, ecco, operai, ricchi, industriali, non industriali, su, e che facciamo per dire? La crisi del 29 erano poveri tutti, cioè quasi tutti, però, est'Unione Europea, ora si farà anche per dire, ma non è che queste otto villette che sono state sgomberate e oggi avveniva tra oggi e domani la demolizione delle stesse. Le villette di Casa Monica, finalmente un sindaco di Roma, una sindaca anzi, se volete chiamarla sindaca, si è accorta che c'erano quelle villette là di Casa Monica, dice sai che sono anche Casa Monica, insomma sarà il caso di toglierle un po' di mezzo, e se n'è accorta la Raggi, 2 anni e mezzo, magari ci ha messo un po' di tempo, quell'altra giunta in 25 anni, manco poco cazzo. È per quello che le villette erano lì, perché per 25 anni ci sono state le altre giunte. Ancora non avete afferrato il concetto. Vabbè, è uguale per l'Europa, ma non è che questo esproprio, questa riaffermazione, diciamo, che magari per l'Europa non vuol dire un cazzo. Per l'Europa sicuramente questo non vuol dire un cazzo. Ma per un italiano che ha un minimo di senso civico, di senso dello Stato, questa azione, benché piccola, però un inizio, è una piccola riaffermazione dello Stato, quindi dei cittadini, sulla criminalità, sulle persone che fino ad oggi sono state colluse con il potere e per questo hanno potuto spadroneggiare. Non c'è niente di male, fino a che noi non ammetteremo questo. Cioè, è come se ci fossimo scordati, come se quella,
inchiesta denominata Mafia Capitale non ci fosse mai stata. Ci scordiamo che, come se non ci fosse stato il processo per le spese pazze dei consiglieri regionali, no? Cioè, noi ci dimentichiamo, perché è vero, avvengono tante cose in questo paese, una presso l'altra, e ricordarsene tutte, ma almeno un minimo di re che cazzo. E allora questa Europa che serve, ragazzi? Sono prese per il culo, non serve a niente l'Europa. Non è che è perché c'era l'Europa che noi abbiamo potuto riaffermare un pizzichino la nostra autorità come Stato. Uno Stato sarà libero di dire a questi burocrati: ma scusate, il debito è nostro? E poi, il debito ce l'abbiamo soltanto noi? No, allora basta. Cioè, siamo noi come Stato a dover decidere quanto possiamo spendere in infrastrutture, in sanità, eccetera, eccetera, eccetera. Se no, a cosa serve questa Europa? A vietare? E a chi vieta? Sempre agli stessi. Io di dire che l'Italia sia uno dei peggio paesi dell'Europa, ma neanche per niente, abbiate pazienza, nonostante tutti i difetti che abbia, tipo mafia, camorra e 'ndrangheta, cioè no cazzatine, però le persone che abitano l'Italia, mi sovviene dirlo, diciamo, col cuore, sono persone belle, sono belle persone, gli italiani, ha voglia di ragionare. Poi ci sono i figli di puttana, come saranno figli di puttana i tedeschi e i francesi, ci saranno le persone un po' meno figli di puttana, come ovunque, come dappertutto. Ma che l'Italia sia un paese peggiore degli altri, mi dispiace, questo io non lo credo. È un po' indietro rispetto agli altri, questo sì, come mentalità e come insomma un po' tutto, infrastrutture, eccetera. Perché però questo? E torniamo sempre all'origine, non c'è niente di male a dirlo. Perché si sono mangiati l'impossibile. E non mi frega niente se per un periodo ha mangiato i Berlusconi e per un periodo ha mangiato la sinistra. Hanno mangiato insieme. Gli unici che non ci hanno mangiato siamo stati noi. E io per mangiato intendo il minimo indispensabile per vivere. Questi si sono fottuti un paese. Ci hanno ridotto con le pezze al culo. E poi è stato cancellato anche quel poco di senso dello Stato che c'era in quei 25 anni di Seconda Repubblica proprio. Sottoterra, insomma, là, abbiamo avuto dei personaggi in Parlamento, il Presidente del Consiglio, là, lasciamo stare, diciamo sempre cazzate, su, se no guardiamo solo quello che volete guardare voi, cioè le cazzate, sempre le cazzate, si parla sempre di cazzate. Quindi sta roba, personalmente, noi dovremmo, secondo me, dire a torto o a ragione, questo è un governo legittimato dal popolo, a differenza dei governi precedenti, che erano stati votati, ma c'era un'altra legge elettorale. Studiate un po' la storia del vostro paese, cazzo. Mi ci stava sempre appresso alle minchiate. E il telefonino, il touchpad. Che cazzo. Però è un governo che è stato votato dagli elettori. I due programmi si sono fusi. Faranno bene, faranno male. Non si sa, diamo il tempo loro, ma se anche noi remiamo contro il nostro governo, per la prima volta, lasciatemelo dire, fatto e composto da persone per bene, non c'è neanche un inquisito, un indagato, neanche un piccolo pregiudicato in mezzo, non c'è, non ce l'hanno fatta finire. Abbiate pazienza, poi sbaglieranno, ma lasciamoli sbagliare. Stanno appresso all'Europa loro, i parametri.